Buongiorno ragazzi, nella scorsa lezione ci siamo occupati della contestazione giovanile e del 68, così come si presentò un po' in tutto il mondo, in Europa e anche fuori d'Europa. Abbiamo accennato agli Stati Uniti e poi a una serie di altri stati nei quali la contestazione nata dall'ambiente dei giovani e poi estesa anche all'ambiente dei lavoratori divenne appunto una caratteristica fondamentale di quegli anni, in particolare del 1968. Oggi ci spostiamo, parlando comunque sempre di quell'anno e degli anni immediatamente successivi, all'Italia. E andiamo insieme alla pagina 338 del vostro libro di testo, nel quale, come vedete, già il titolo ci introduce in una situazione particolare. Vedete infatti il capitolo intitolato Il 68 italiano e gli anni di piombo. Ecco, cercheremo di capire insieme cosa si intende con questa espressione che finora non abbiamo ancora incontrato e quindi cercheremo appunto di capire che caratteristiche ebbe innanzitutto il 68 italiano, e su questo qualcosina in generale abbiamo detto, e che cosa caratterizza il decennio successivo, quello che appunto gli storici definiscono per l'Italia anni di piombo e che diciamo coincide con gli anni 70, a partire dal 1969 e negli anni immediatamente successivi. Già dal titolo di questa definizione, anni di piombo, potete capire che non si tratta certamente di un periodo sereno, ma fu anzi un momento molto contrastato e tragico per tanti aspetti che ora vedremo. Ecco, se dovessimo tenere presenti delle parole, dei concetti chiave che ci guidano a studiare questo periodo, possiamo riassumerli in questi tre punti, i primi due dei quali in realtà li abbiamo già affrontati parlando del 68 in Europa e nel mondo. Lo sviluppo economico, abbiamo visto, già iniziato negli anni 50 e poi caratteristico di tutti gli anni 60 con il baby boom, lo sviluppo economico, il consumismo che comincia a diffondersi. Mutamenti sociali e antropologici, ecco, questa espressione può sembrarvi complicata, ma in realtà si riferisce a quello che abbiamo detto nella scorsa lezione, in particolare sulle nuove mode, sui nuovi modelli anche, che soprattutto nell'ambiente giovanile, a partire dalla musica, per parlare un po' in generale anche della cultura e anche del rifiuto della cultura tradizionale, si diffusero. Sicuramente nuovo, perché finora non ne abbiamo parlato, appunto il terzo punto che vedete è terrorismo, ed è proprio la parola che caratterizza gli anni di piombo, che vi sto ora soltanto accennando, ma che, come vi dicevo, saranno oggetto di questa lezione. Il vostro testo alla pagina 338 inizia con ricordare le caratteristiche del 68 in Italia, dove, come negli altri paesi di cui abbiamo parlato, scoppiano proprio in quell'anno una serie di manifestazioni, di rivolte, che nascono soprattutto nell'ambiente studentesco, ma che presto coinvolgono anche l'ambiente dei lavoratori. Il 68 italiano è caratterizzato da due aspetti fondamentali, uno sicuramente più positivo dell'altro. Partiamo con questo. Cosa si intende per aspetto positivo? Certo, grazie a questo momento di, così, di rivolta, di protesta, fu possibile sottoporre alle autorità politiche dell'epoca una serie di richieste di diritti e di cambiamento, insomma, delle leggi allora in vigore che permettessero il superamento di una serie di disuguaglianze che ancora esistevano nella società italiana. Vi faccio vedere questa foto perché ovviamente una delle più grandi conquiste fu portata avanti dai gruppi femministi per la parità, questo abbiamo già accennato, tra uomo e donna, in realtà non allora pienamente raggiunta anche a seguito di queste proteste, ma in qualche modo preparata con una serie di nuove conquiste delle quali tra poco ci soffermeremo. Quindi, insomma, l'attenzione si concentra sui bisogni dei giovani, ma anche delle categorie, come quella appunto delle donne, che relegate da sempre al ruolo di madri, di mogli, quindi all'interno della famiglia, della cultura tradizionale italiana, sulla quale abbiamo già visto il fascismo aveva particolarmente insistito, non avevano assolutamente la stessa possibilità degli uomini. Il discorso della conquista dei diritti non riguarda naturalmente solo l'ambito femminile, ma anche, come tra poco vedremo, anche l'ambiente degli operai, quindi di una serie piuttosto consistente di gruppi di lavoratori. Qui vediamo un'altra immagine, appunto, che fa il pari con quella precedente sulle richieste delle donne, quindi di uscire, insomma, dai ruoli tradizionali, a meno che non si trattasse di scelte personali.
Sempre per rimanere in questo primo punto, cioè la conquista di diritti, parliamo subito dei lavoratori. Il vostro testo lo fa in chiusura del primo paragrafo, ma ricuceremo poi le varie parti. Ecco, cosa si intende? Abbiamo visto che in generale le condizioni dell'economia italiana, come degli altri paesi, migliora in questo periodo. Bisogna però dire che la categoria degli operai era ancora piuttosto in difficoltà, perché c'erano naturalmente una serie di situazioni difficili sul lavoro, una serie di diritti che non erano garantiti. Verso la fine degli anni 60 c'era stato anche un rincaro dei prezzi legato comunque un po' in generale all'andamento dell'economia e quindi gli operai si trovavano in difficoltà. Tant'è vero che il 1969, come ricorda il vostro testo, viene chiamato autunno caldo proprio perché fu caratterizzato da una serie di scioperi, di manifestazioni. Gli operai, insomma, si pongono sulla linea già aperta dagli studenti e presentano sul campo, con le loro richieste, una serie appunto di proteste finalizzate ad ottenere nuovi diritti. Questo ebbe un esito positivo perché nel 1970 fu approvato lo Statuto dei lavoratori, nel quale vengono introdotte una serie di conquiste importanti, innanzitutto la settimana lavorativa di 40 ore, un miglioramento dei salari con un aumento di essi e anche la libertà maggiore di partecipare alle attività sindacali. Quindi, insomma, la protesta dei lavoratori ebbe un esito importante. Il secondo aspetto, quello un po' più controverso diciamo, della protesta del 68 in Italia, riguarda invece le richieste di rivoluzione della società, rivoluzione anche in senso politico. Diciamo che ci furono all'interno di questo contesto di proteste delle componenti piuttosto agguerrite, che si ispiravano alle idee socialiste e comuniste e che vedevano come obiettivo la trasformazione della società anche in modo rivoluzionario e anche in modo per alcuni gruppi violento, con l'idea di creare una società basata sull'uguaglianza, quindi di ispirazione comunista. Ecco, come il vostro libro dice, questa seconda componente, questa seconda anima del 68 non ebbe successo, anche perché all'interno degli stessi giovani che portavano avanti le proteste 68ine c'era divisione di gruppi e quindi, insomma, mancò una strategia comune che dal punto di vista politico potesse portare a un obiettivo del genere, che peraltro, capite, è anche un obiettivo diciamo, molto più pesante. Quello che sicuramente conta ricordare, oltre agli aspetti che abbiamo detto, sono appunto le conquiste giuridiche, civili, che sono ricordate in questo approfondimento in fondo alla pagina 338 che vi lascio da studiare e che vi ho riassunto in questa slide, molte di queste le abbiamo già accennate. Allora, la legge sul divorzio, infatti, fino a quel momento non era possibile. Il divorzio non era garantito come diritto, ovviamente potete capire per quanto il divorzio ci sembri sia per tanti aspetti una condizione difficile, non certo positiva, c'erano nuclei familiari nei quali l'impossibilità di rompere un matrimonio poteva significare per la moglie, evidentemente in condizioni di inferiorità, un momento di grande sofferenza e di mancanza di diritti. Quindi il fatto che fosse stata introdotta dopo un referendum la legge sul divorzio è senz'altro una conquista. Poi vedete il secondo punto, riforma del diritto di famiglia. Ecco, fino a quel momento, ed è il 75 l'anno in cui viene introdotta questa riforma, la patria potestà, cioè il diritto, insomma, di decidere, di prendere decisioni più importanti sui figli, all'interno della famiglia era affidata solo al padre e non alla madre. Quindi all'interno della famiglia la situazione della donna, moglie e madre, era di assoluta inferiorità a livello di diritti anche sulla legge rispetto al marito. Quindi da quel momento in poi entrò in vigore la legge che vale tuttora della responsabilità genitoriale, e cioè del fatto che marito e moglie abbiano gli stessi diritti e doveri nei confronti dei figli. Abbiamo poi lo Statuto dei lavoratori di cui abbiamo già parlato, obiezione di coscienza, viene introdotto proprio negli anni 70 la scelta di decidere per chi non fosse d'accordo con l'idea appunto dell'uso delle armi, di non, rifiutare insomma la leva obbligatoria, la leva militare e di avere l'alternativa all'obbligo di leva che fosse l'anno di servizio civile. Come ricorda il vostro testo nel secondo paragrafo della pagina, dal punto di vista politico l'Italia viveva un momento di grande instabilità.
C'era una crisi interna al centro-sinistra, vedete qui, ricorda il nome di due partiti che abbiamo già incontrato quando abbiamo parlato della nascita della Repubblica, Democrazia Cristiana, che era il nuovo nome che aveva assunto il Partito Popolare, quindi il Partito dei Cattolici e il Partito Socialista. Tensioni alimentate anche dalla situazione internazionale, in particolare dalla guerra del Vietnam. Vedete, vi ho cancellato le ultime righe perché riguardano un fatto di cui non abbiamo parlato, quindi le ultime due relative all'Unione Sovietica non le studiate. E arriviamo a parlare degli anni di piombo. Si dice così quando ci si riferisce agli anni a partire dal 69, dal 69 all'80 in realtà, quindi un periodo piuttosto lungo, nel quale purtroppo la vita italiana fu condizionata da una serie di gravissimi attentati che iniziarono nel 1969 e culminarono nel 1980, attentati di matrice neofascista, quindi organizzati da gruppi appunto di estrema destra, gruppi terroristici, che volevano realizzare la cosiddetta strategia della tensione. Cosa si intende? Si intende appunto creare paura, panico, timore nella popolazione, perché erano attentati, ora li vediamo rapidamente, esplosivi in banche, treni, stazioni, quindi luoghi che colpivano e che causarono la morte di moltissimi civili, innocenti naturalmente. La tensione era quella appunto di creare timore, paura per spingere le persone e in generale l'ambiente politico a una svolta per la creazione di un governo autoritario. Il primo attentato fu quello del 12 dicembre del 69 presso la sede della Banca Nazionale dell'Agricoltura in Piazza Fontana a Milano, dove l'esplosione di questa bomba provocò naturalmente una vera e propria strage. Qui vedete il titolo del Corriere della Sera di quei giorni. Poi nel 74, 5 anni dopo, due terribili stragi, quella della bomba scoppiata in Piazza della Loggia a Brescia, dell'esplosione sul treno Italicus che portò a 12 morti e molti feriti, un treno che transitava in una stazione in provincia di Bologna, e poi la strage dell'agosto del 1980 della stazione di Bologna, dove, come vedete, appunto queste furono le scene immediatamente successive all'esplosione. Uno degli orologi della stazione, questo che vedete qui sulla destra, è stato mantenuto così come fu a seguito dell'esplosione, con l'orario dell'esplosione stessa, e a memoria dell'evento terribile, ancora oggi nella stazione di Bologna c'è, appunto, come vedete, è stato tenuto uno dei muri della sala d'aspetto, così come era rimasto a seguito dell'esplosione, con i nomi delle tante vittime. Questi di cui abbiamo parlato sono stati terribili attentati legati appunto all'intervento di organizzazioni di estrema destra, terroristiche, che, come abbiamo detto, volevano premere sul terrore e portare alla nascita di un governo autoritario. A questo si rispose con un terrorismo di segno opposto, cioè appunto di matrice neocomunista. Ecco, siamo alla fine di questa lezione, però dal momento che vi allego poi un brevissimo video di riepilogo, quest'ultima parte, che corrisponde alla seconda parte del paragrafo alla pagina 339, all'ultimo paragrafo di questa pagina, la riprendo nell'altro video che vedete allegato insieme a questo. Quindi ci risentiamo tra pochissimo sull'altro.